È stata una giornata importante ieri con il presidio che abbiamo promosso in piazza 20 settembre. Hanno risposto molte persone, oltre 200, i sindacati, le associazioni, i cittadini, i commercianti della zona. L'impegno è riprendersi piazza 20 settembre, grazie all'aiuto delle forze dell'ordine, grazie all'impegno di tutti. Come sindaco ho voluto in prima persona essere presente e lanciare questo appello alla partecipazione, perché la sicurezza è un diritto di tutte le cittadine e i cittadini. La destra dica quello che vuole, loro stanno facendo la loro campagna. A noi interessa unire le istituzioni per raggiungere un risultato importante. Una città sicura è una città che non lascia spazio alla criminalità. Lo Stato deve rispondere e risponderà. Di fronte ad un'organizzazione criminale, piccolo o grande che sia, lo Stato deve fare lo Stato. E quindi lo Stato deve mettere nelle condizioni tutti quelli che lavorano in questa piazza di poter svolgere il proprio compito. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi sarà a Bologna lunedì. Insieme parteciperemo al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Occorre cambiare il modo di lavorare delle istituzioni sul territorio. Le piazze dello spaccio vanno sradicate alla radice e la moneta buona deve scacciare quella cattiva. E quindi spazio alla cultura, alla partecipazione, al commercio, alla presenza dei cittadini, anche di fronte alla stazione, soprattutto di fronte alla stazione centrale di Bologna. Va interrotta, per cui noi come Consiglio Comunale, come Giunta, metteremo le risorse che servono, possiamo dare in concessione questa porta che all'interno ha alcuni spazi, alcuni uffici per associazioni, attività, faremo velocemente un bando per trovare qualcuno che la voglia gestire insieme a noi. Vogliamo che la piazza, non solo questo lato, ma soprattutto l'altro lato, perché adesso noi siamo tutti qua, ma sappiamo che loro si ritrovano di là, in questo momento non ci sono per quello che è successo, ma di là e di là bisogna che noi, di Rosso via Boldrini, bisogna che qui insieme lavoriamo, perché il comune può mettere la polizia locale, possiamo mettere delle risorse, ma abbiamo bisogno della partecipazione di chi lavora e di chi fa associazionismo. Per questo abbiamo voluto raccogliere tutti, perché chiederemo alle associazioni che hanno aderito oggi, appena faremo uscire i nostri bandi per poter gestire la piazza, di partecipare.